9:52 minuti, buongiorno a tutti voi e bentrovati sui canali di Telepace, sulle frequenze di Radio Pace. Questa mattina, momento particolare per la diocesi di Verona e non solo. Siamo collegati con la cattedrale, con il Duomo di Verona per trasmettere tra pochi minuti, a partire dalle ore 10, i solenni funerali di Monsignor Antonio Finardi, un parroco che ha segnato una parte importante degli ultimi anni della diocesi di Verona. È stato anche arciprete della cattedrale per 18 anni, dal 1990 al 2015. Tanti i suoi incarichi perché particolare era la sua personalità, molto fantasiosa, molto lanciata all'evangelizzazione in tanti tanti modi. Potremmo dire in particolare legata ai giovani, ma tanti sono stati gli ambiti in cui ha segnato la nostra diocesi per gli oltre 50 anni di sacerdozio. Era stato ordinato nel 1966 nella parrocchia di Vangadizza, dalla quale era originario. E noi vogliamo ricordare in questi minuti che anticipano le ore 10 quando inizieranno proprio i solenni funerali presieduti dal Vescovo di Verona, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti, ricordando un po' questa figura, anche grazie alle parole di un suo compagno di messa, per così dire, Don Pier Giorgio Rizzini, anche amico proprio di Monsignor Antonio Finardi. Lo abbiamo avvicinato i giorni scorsi, abbiamo realizzato un servizio andato in onda nel nostro notiziario in cui Don Pier Giorgio ha ricordato un po' gli incarichi e anche la figura di Monsignor Antonio Finardi. Andiamo a riascoltare le sue parole. Un sacerdote che ha vissuto appieno il suo ministero, Monsignor Antonio Finardi, amato da tanti per le sue attenzioni, per la creatività, per l'accompagnamento spirituale e umano che ha offerto a chi ha conosciuto nei diversi ambiti della propria vita sacerdotale, in primis gli adolescenti e i giovani per i quali ha creato nuovi percorsi. Vogliamo ricordarlo grazie a Monsignor Pier Giorgio Rizzini, canonico della cattedrale e suo compagno negli anni di formazione e da presbitero. Lui ha avuto un ruolo importante nella diocesi, sia come responsabile prima degli adolescenti, i campi SAF di formazione, azione e formazione degli adolescenti, poi con i giovani del servizio civile, poi insegnante di religione al Maffei, parroco di Santissima Trinità, per la quale aveva un grande affetto e un ricordo sempre molto vivo, e poi qui in cattedrale. È una cattedrale che parla di lui, sottolinea Monsignor Pier Giorgio. Grazie ai numerosi restauri, ha fatto poi realizzare la cripta dei vescovi, così come la risistemazione dell'altare. Credo che al di là di questo, e questa era una sua preoccupazione, anche quella di dire: non ho fatto solo delle case e dei luoghi belli da vedere, le pietre parlano, ma se non ci sono, se non c'è una comunità, ecco che come le pietre si rinnova, il nostro lavoro sarebbe poco. Lui era un prete vero, anche nei rapporti con le persone era attento, particolarmente attento, molto generoso, generosissimo a volte, e poi vicino ai vescovi, ma non per cercare consensi, ma per aiutare anche i vescovi nel discernimento, nella loro azione pastorale. Era stato vicario della pastorale, un uomo di una fantasia, di una creatività incredibile fin da giovanissimo. Anche appena arrivato in seminario ha cominciato a organizzare lotterie, la grotta di Lourdes. Insomma, era inesauribile nella fantasia. È difficile contenere in pochissime parole quello che è stato, ecco, quindi. E abbiamo perso un amico, abbiamo perso un grande uomo, anche un grande prete per la nostra chiesa di Verona. Poi ha avuto il lungo calvario, anche questo bisogna ricordarlo, che ha vissuto con un coraggio, con una determinazione straordinaria. Ecco, e qualche volta, proprio umiliato dalla sua situazione, diceva: cosa vuole il Signore da me? Ecco, questo affidarsi al Signore, ma sentire il peso di una croce che è stata pesantissima, ma che ha vissuto con grandissima fede, ecco.
Queste le parole interrotte dalla commozione di Don Pier Giorgio Rizzini, amico e compagno proprio di messa, anche compagno durante gli studi in seminario di Monsignor Antonio Finardi, dei quali tra pochi istanti inizieranno le esequie presiedute dal Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, concelebrerà anche Sua Eccellenza Monsignor Rino Passigato, già nunzio apostolico in Portogallo. Poi saranno tante le presenze delle autorità civili, il sindaco e tanti naturalmente i preti canonici. Di cui è stato membro e la celebrazione sarà animata dalla Cappella della Cattedrale e parteciperanno all'animazione anche i fedeli che insomma Monsignor Finardi ha conosciuto nei suoi anni alla pastorale giovanile, alla pastorale adolescenti, poi come collaboratore parrocchiale a Tomba Extra, come parroco della parrocchia della Santissima Trinità e poi naturalmente nei suoi 18 anni di arciprete della cattedrale di Verona. E, le preghiere dei fedeli saranno lette appunto da persone, da ragazzi, ex ragazzi che lui ha guidato nella pastorale adolescenti. I campi SAF che Monsignor Antonio Finardi ha creato, un'esperienza che esiste ancora per la diocesi di Verona, e poi saranno lette le preghiere dei fedeli da rappresentanti dei canonici. E dalle rappresentanti di Chiese Vive, associazione che lui ha presieduto, e altre realtà ancora, anche le scuole portiane. Noi sentiamo in questo momento le parole dell'attuale arciprete della cattedrale di Verona, Monsignor Cottarelli, che in questo momento accoglie tutti i fedeli, tra qualche istante l'inizio della Santa Messa. E noi andiamo a collegarci direttamente anche con l'audio con il Duomo di Verona. Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Preghiamo. Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Antonio, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero presbiterale, possa ora allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi per Cristo nostro Signore. Andiamo in pace.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Siamo davvero numerosi a questa celebrazione esequiale di Don Antonio. Anche altri avrebbero voluto essere presenti, ad esempio l'arcivescovo emerito di Padova, Antonio Mattiazzo, che è stato suo compagno d'infanzia nel paese nativo di Bangadizza, e tanti altri che comunque seguono anche attraverso Radio Pace e Telepace, che ringraziamo fin d'ora. Sentiamo il bisogno di ringraziare insieme il Signore del dono che è stato la vita e il ministero di Don Antonio, e ricordare questo anche quanti hanno portato la bara e poi quanti seguiranno con il canto insieme con il coro. Erano i suoi adolescenti, potremmo dire di mezzo secolo fa, tempi pionieristici dell'attenzione agli adolescenti, tema grandioso anche oggi. Allora la formazione, che cosa ha significato? Siamo qui anche però per affidare lui e noi alla Divina Misericordia, dato che ognuno di noi porta con sé anche le sue fragilità, che affidate a Dio nella fiducia, nell'umiltà, vengono purificate nelle profondità del nostro essere. Signore, che ti sei fatto uomo per salvarci. Misericordioso, che il tuo servo Antonio, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Come l'impurità delle mestruazioni è stata la loro condotta davanti a me. Perciò
ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato fra voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Mia, a sete del Dio
sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà riottolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro. Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. Questo che sto celebrando, precedendo, in questi miei 15 anni di episcopato a Verona, è il 207° funerale di preti. E come di consuetudine, io commento le letture bibliche e poi un presbitero traccia dopo la comunione invece un profilo biografico e spirituale del presbitero. In questo caso sarà Monsignor Evelino Dalbon, suo compagno di cordata di ben 18 preti che sono stati ordinati nel 1966. Mi pongo delle domande, cari confratelli e cari fratelli e sorelle qui presenti, che sono le domande da buon senso. Che mistero è la vita umana? Non sappiamo perché siamo venuti al mondo, qualche volta nemmeno perché ci stiamo a fare e dove approdiamo, che senso ha il nostro vivere. Un gran mistero la vita. Che cos'è la vita umana? Ma non meno mistero è la morte. Chiamati alla vita per la vita, e poi ci si trova nel momento per tutti arriva del lasciare questo mondo mediante quel mistero che è la morte. Ed è un mistero sul quale in genere si preferisce non pensare, invece è saggio pensare. Perché se con la morte tutto finisce nel nulla, io mi domando se valeva la pena di venire al mondo, che se invece con la morte inizia un'altra vita, come conseguenza di questa vita terrena, allora ci si domanda che senso ha il vivere, se è tutto finalizzato al dopo, o una continuazione di vita che è una fase differente, ma sempre continuazione comunque. La vita oltre la morte nel mondo dei risorti in Cristo.
Io dirò soltanto qualche breve parola sulle due letture che Don Antonio stesso aveva scelto per il suo funerale. E vorrei partire dal Vangelo di Marco, laddove gli angeli rispondono alle donne: voi cercate Gesù che è morto, crocifisso, non è qui deposto nel sepolcro, è risorto. Che parola grandiosa! La risurrezione, impensabile nel mondo ellenistico e in gran parte anche nel mondo ebraico. È risorto, parola sconvolgente, che nessuno poteva capire se non l'avessero sperimentato come realtà. La risurrezione di Cristo, che fa in modo che la nostra vita non si concluda con la morte e con l'annientamento non soltanto delle nostre realtà materiali polverizzate dal tempo, ma soprattutto del nostro essere. Noi siamo certi per la fede che in Cristo risorto noi siamo chiamati a vivere oltre la barriera della morte, da risorti, cioè con l'interezza del nostro essere, corporeità e spiritualità, anima e corpo, come si suol dire. Questa è una certezza di fede che non può essere affidata totalmente alla sua radice, alla pura razionalità, benché quando ci si affida alla fede ci si accorge di quanta razionalità abbia la fede, perché è più che mai auspicabile, razionale, che il nostro essere umano, segnato non soltanto da una corporeità ma anche da una spiritualità, abbia la sorte di non finire nel nulla. È un profondo desiderio che portiamo in cuore, almeno io lo porto, credo tutti voi. È impossibile non pensare che noi siamo chiamati ad un'esistenza che va oltre il tempo. Lo portiamo nelle profondità del nostro essere, per così dire una spinta interiore metafisica che non può essere annullata da un semplice opinione: chissà mai, tutto finisce con la morte. E chi lo dice? Ne siamo certi? Abbiamo la fortuna che la parola di Dio in Cristo Gesù ci dà la sicurezza che non tutto di noi muore, lo dicevano già gli antichi, non omnis moriar, ma non basta non morire nel ricordo. Noi non moriamo nella realtà, perché siamo in Cristo. Insomma, la risurrezione di Cristo, di cui la liturgia in questi giorni ci fa vivere la realtà profonda, diventa per noi una forza irresistibile che ci segna nelle profondità del nostro essere, del nostro vivere. Come dire, che crea in noi una vita nuova, un cuore nuovo. Come ci ha ricordato la prima lettura di Ezechiele: io vi creerò un cuore nuovo. Bellissimo, vuol dire una vita nuova dentro. E noi siamo i testimoni della risurrezione di Cristo in noi, se in noi viviamo le conseguenze del risorto, cioè se viviamo una vita da risorti, non legati cioè alle cose della terra, all'egoismo, all'ateismo, all'individualismo, le cose materiali e i beni di questo mondo, ma se, come dice l'Apostolo Paolo, abbiamo il nostro pensiero rivolto lassù, i nostri desideri lassù, siamo fatti per quella vita, attraverso questa vita, ma di certo. E poi il riferimento sempre della prima lettura alla presenza dello Spirito che ci purifica, l'acqua viva, ricordando il testo del Vangelo di Giovanni, l'acqua viva dello Spirito Santo che ci purifica, ma ci purifica anche attraverso il crogiolo delle nostre sofferenze. Mi ricordo quando
nel periodo del Natale, per l'ultima volta ho incontrato Don Antonio, che era a letto. C'era un silenzio profondissimo, eravamo noi due soli. Gli ho detto: Don Antonio, guarda che ti vogliamo bene tutti e ti ricordiamo tutti. Tu come stai? Sapete che ormai non riusciva più a parlare, però vi assicuro, ha un fil di voce chiarissimo, appena percettibile, mi ha detto queste tre parole che mi sono rimaste scolpite. Soffro, offro, prego, bellissimo, pensate, ve lo ripeto. Soffro, offro, prego. La sofferenza, la tribolazione, al dire di Sant'Agostino, ha un potenziale immenso di purificazione, come il fuoco. Lo ripete spesso Sant'Agostino questa immagine. La tribolazione, dice Agostino, è come il crogiolo, il fuoco del crogiolo. Se trova oro, lo purifica dalle sue scorie, lo rende ancora più brillante, lucente, splendido. Se invece trova pula, paglia, la incenerisce. Ecco la sofferenza. Ovviamente nessuno di noi può dirsi santo in tutto. Ognuno di noi porta il proprio bagaglio dei vizi, dei difetti, delle fragilità soprattutto. Però la purificazione di queste sofferenze, se è vissuta nella fede, e Don Antonio, ve l'ho già detto, l'ha vissuta in una fede grandissima, questa purifica come l'oro. Ecco perché noi pensiamo a Don Antonio tra le braccia di Dio. Quel Dio, mi perdonate ancora la citazione, ma sento il dovere di farlo, che Sant'Agostino definisce anche l'originaria regione della felicità. Pensate, Dio come originaria regione della felicità. Lui ipse dice, lui stesso, Dio stesso, lui in persona è la nostra regione della felicità, è il luogo, è il paradiso che ci crea felici. Dov'è Don Antonio? In questa regione della felicità, in Dio stesso, nel suo abbraccio di Padre, nel dono dello Spirito Santo. Per questo siamo venuti numerosi a questa celebrazione dell'Eucaristia di suffragio e di lode a Dio. Non per altri motivi, neanche per semplice amicizia, sarebbe troppo poco. Se vogliamo onorare Don Antonio, partecipiamo della sua stessa fede nel Cristo risorto e sentiremo che anche la nostra vita è davvero degna di essere vissuta. Abbiamo sentito l'omelia del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, in questo momento particolare di preghiera della Diocesi di Verona con le esequie di Monsignor Antonio Finardi. In particolare ha ricordato le sue parole: soffro, offro, prego. E sicuramente Monsignor Antonio sarà ancora vicino spiritualmente alle tante persone che ha conosciuto e alla Diocesi di Verona e nella sua comunità. Noi andiamo a sentire tra qualche istante le parole di ricordo di Monsignor Antonio Finardi, espresse da un suo compagno di cordata, come l'ha definito il Vescovo, Don Evelino Dalbon, che traccerà un, per così dire, curriculum vitae, ripercorrendo le tappe fondamentali della vita sacerdotale di Monsignor Antonio Finardi. Poiché il compito principale
per ogni presbitero è quello di proclamare la propria fede autentica e completa, integra. Facciamo anche noi adesso la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, potente, creatore del cielo e della terra, le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo in gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ed ora presentiamo alcune delle nostre intenzioni di preghiera universale, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa universale, popolo santo di Dio, pellegrino sulla terra e glorioso nei cieli, perché sappia camminare insieme sulle vie della quotidianità, sappia riconoscerti nel cuore delle persone che incontra ed in esse sappia servirti nella santità, e ogni uomo possa così conoscere in Gesù la vita. Noi ti preghiamo. O Signore, noi ti ringraziamo per il servizio del carissimo Don Antonio nella nostra comunità della Santissima Trinità, per tutti i suoi insegnamenti lungimiranti e amorevoli che avevano come unico fine il bene di tutti noi. Ti chiediamo di aiutarci a mantenere la retta via alla luce del Vangelo di Gesù Cristo, di essere sempre accompagnati dalla fede e dall'ottimismo che Don Antonio ci ha trasmesso. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per averci donato il tuo servo, Don Antonio, sacerdote. A lui hai dato la sensibilità per i poveri, l'attenzione alle persone in difficoltà, la capacità di condividere e sostenere le iniziative della Caritas rivolte a chi è nel bisogno. Donagli la ricompensa del servo buono e fedele e concedigli di continuare ad avere uno sguardo di incoraggiamento sul nostro servizio di carità. Preghiamo. Signore, ti affidiamo Don Antonio, che con generosità e lungimiranza ha curato il germoglio della pastorale degli adolescenti. Le sue intuizioni si sono trasformate in esperienze, formazione, condivisione di fede per molti ragazzi e ragazze che a Campo Fontana hanno avuto una casa pensata per loro. Che il suo cuore grande possa ricevere una misura buona, pigiata, colma e traboccante, per quanto ha amato e donato. Preghiamo. O Signore, il nostro fratello Don Antonio
ha accompagnato molti e molte di noi per anni con la sua fede, la sua capacità di cogliere i cambiamenti, di capire gli animi dei giovani. Ti ringraziamo per la sua vita e per la sua testimonianza di fedeltà alla Chiesa. Fa, o Signore, che anche oggi i sacerdoti siano capaci di leggere nell'animo delle persone, di suscitare entusiasmo, di coinvolgere, di abbandonare le sicurezze per percorrere strade nuove. Per questo ti preghiamo. Per tutti gli educatori e gli insegnanti, il tuo ricordo, caro Don Antonio, diventa preghiera di invocazione al Dio della vita, perché il Vangelo che tu hai amato e servito diventi per noi la via maestra per portare a chiunque incontriamo una parola di speranza e di incoraggiamento a sognare in grande, come facevi tu per le tue scuole aportiane. Noi ti preghiamo. Possiamo aggiungere anche qualche intenzione che ci sta particolarmente a cuore, ve ne segnalo due. La prima, perché ci sia da parte di tutti, da parte delle famiglie, delle comunità cristiane, civili, da parte della scuola, delle associazioni varie, maggiore attenzione al mondo degli adolescenti di oggi, particolarmente in grave travaglio. Seconda intenzione. Vi ho già detto, con questo sto celebrando 207 funerali dei nostri preti in 15 anni. Con i prossimi che ordinerò qui in questa cattedrale, fra poco più di un mese, ne avrò ordinati 93. Fate i conti. Saranno 5. L'anno di ordinazione di Don Antonio, 18. Cari confratelli e cari fratelli e sorelle o persone consacrate, è anche responsabilità nostra di non perdere nessuna vocazione, è troppo preziosa la vocazione alla vita sacerdotale, presbiterale, anche le altre vocazioni, perché sono i presbiteri poi che segnano la vocazione alla santità della vita consacrata, della vita familiare, sponsale. Preghiamo davvero, lo dico sempre a tutti i funerali di preti, che ogni presbitero che passa nell'eternità chieda come prima grazia una nuova vocazione. Aggiungete adesso le altre intenzioni che portate in cuore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Abbiamo potuto ascoltare le preghiere dei fedeli espresse dal Vescovo e dai fedeli presenti, in particolare che rappresentano 6 ambiti di vita nei quali ha vissuto la sua vita sacerdotale Monsignor Antonio Finardi, dei quali stiamo celebrando le esequie. La pastorale ragazzi, dove ha portato tanta fede e ha portato anche innovazione, tanti ragazzi seguiti da Monsignor Antonio Finardi nel corso degli anni del suo presbiterato. Poi la Caritas, all'interno della quale ha seguito spiritualmente i ragazzi obiettori di coscienza e del servizio civile, i rappresentanti dei sacerdoti canonici della cattedrale, poi un rappresentante dell'associazione Chiese Vive che Monsignor Finardi ha presieduto per alcuni anni e poi rappresentanti delle scuole aportiane. Le preghiere dei fedeli terminano così la parte liturgica, la liturgia della parola, inizia ora la liturgia eucaristica di questa Santa Messa.
pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo, Signore, la tua clemenza. Questo sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Antonio sacerdote, ora ottenga lui, e la Chiesa lo ha fedelmente celebrato, il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unite ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la ruciata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo, memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Antonio, presbitero, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche della tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Zeno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato, chiedendo la grazia di saper fare la sua volontà. Volontà di Dio non sono le disgrazie. Volontà di Dio è vivere tutto, nel bene e nel male, con Lui, il crocifisso risorto. Con questa certezza della fede insieme osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Thank you.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, Padre, la tua vita, ma di soltanto una parola. La Santa Comunione sarà distribuita dai sacerdoti, due in fondo di fronte all'altare, due nella navata laterale e due in fondo all'assemblea. Viviamo questo momento con raccoglimento e con calma. L'Eucaristia sarà distribuita preferibilmente nella mano. Coloro che vogliono riceverla in bocca si accostino al sacramento mettendosi al termine della fila. Diretta dalla Cattedrale di Verona, vi ricordo che stiamo trasmettendo i solenni funerali di Monsignor Antonio Finardi, già arciprete della Cattedrale dal 97 al 2015, tornato alla casa del padre lo scorso martedì 19 aprile. E momento di preghiera questo, momento della comunione, quindi ci uniamo spiritualmente, voi che siete uniti da casa e che state ascoltando tramite le frequenze di Radio Pace e i canali di Telepace a questo momento importante. Uniamoci in silenzio. Thank you.
Terminato così il momento della comunione eucaristica, stiamo per giungere al termine anche di questi solenni funerali, Monsignor Antonio Finardi, ricordando questa figura importante per la diocesi di Verona. Vi ricordo che in questa ultima parte interverranno due persone, Don Evelino Dal Bon, sacerdote che ha condiviso gli anni di studio di presbiterato, compagno di messa, come si suol dire, di Monsignor Antonio Finardi, traccerà appunto un curriculum vitae, e poi successivamente parlerà anche uno dei più cari figli spirituali di Monsignor Finardi, che leggerà proprio il testamento spirituale di Monsignor Antonio. Cristo è risorto ed è anche la nostra resurrezione. La comunità cristiana in questi giorni della Pasqua celebra la sua fede in Gesù Cristo, il vivente, e oggi affida a Lui il nostro fratello Antonio sacerdote, nella certezza che ora possa contemplarlo nello splendore della sua gloria. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza e questa è la carità che in Cristo
ci unisce intimamente. Per espresso desiderio di Don Antonio, che tempo fa alla casa sacerdoti di Negrar mi ha confidato, assolvo al compito di prendere la parola in questa delicata circostanza. A comune edificazione voglio ricordare alcuni momenti della vita di Monsignor Antonio. Da Vangadizza, nelle basse veronesi, dove è nato il 31 gennaio 1940, attratto dal curato Don Giorgio Scarsini, è entrato nel seminario vescovile in prima liceo. A quel tempo il liceo e la teologia facevano parte del maggiore. Si distingueva tra noi compagni di classe per il suo entusiasmo, per l'amore all'azione cattolica e per la fantasia nell'addobbare la camerata nel mese di maggio in onore della Madonna. Anche nella nuova sede di San Massimo si è adoperato con intelligenza e con fervore nel sottolineare le festività liturgiche e nell'animare il circolo cattolico nei settori eucaristico, caritativo, missionario, liturgico, musicale e apostolico, che dava alle classi del seminario maggiore il senso della Chiesa. In ciò, aiutati e guidati dal prorettore Monsignor Alessandro Ganassini. La nostra classe ha dedicato particolarmente la seconda liceo come anno formativo a metà del cammino seminaristico tra la prima media e la quarta teologia, puntando alla meta sacerdotale e adottando per questo lo slogan «Verso le vette». Un opuscolo ciclo stilato con la virpes del seminario registra il lavoro fatto. Ricordo che in quel periodo si sono celebrati i funerali del papà Angelo, morto prematuramente, partecipati da noi seminaristi. Durante il quadriennio teologico abbiamo avuto la grazia straordinaria del Concilio Vaticano II, che lo Spirito Santo ha portato come una ventata di primavera nella Chiesa. In vista dell'ordinazione e con l'incoraggiamento e il sostegno del Rettore, Monsignor Andrea Veggio, abbiamo maturato e concordato in spirito di fraternità la cassa comune, per la quale ciascuno si impegnava a mettere il proprio stipendio insieme con quello degli altri, che poi veniva ripartito come mensile uguale per tutti, oltre a tener conto di necessità particolari. In seguito, nella nostra diocesi è stata promossa la perequazione economica tra preti. Don Antonio, ordinato presbitero qui in cattedrale il 26 giugno 1966 dal vescovo Giuseppe Carraro, ora venerabile, ha svolto il ministero di vicario cooperatore a Tomba Extra con l'indimenticabile Don Mario Gatti e a Castagnaro con Don Aldo Gagliardoni. Quindi a Casa Serena, per gli adolescenti, inizialmente a fianco di Don Scarsini e poi come direttore per tanti anni. Quanti adolescenti, maschi e femmine, sono passati sia dal centro di settimo di Pescantina, sia dai campi SAF, settimane di formazione per gli adolescenti a Campo Fontana, dove era parroco Don Luciano Ugolini, che ha favorito l'acquisto del caseificio come sede estiva per gli adolescenti. Il vescovo seguiva, incoraggiava e accompagnava questa nuova attività. In questo servizio Don Antonio ha dedicato tempo, energie e intelligenza. È da ricordare il convegno diocesano adolescenti
da lui voluto e celebrato in Arena nel 1979. Ministeri diversi gli sono stati chiesti dal vescovo Giuseppe Amari, assistente diocesano di Azione Cattolica, attento a promuovere la vocazione laicale, rettore di San Pietro in Carnario e responsabile degli obiettori Caritas. Tra l'altro ha seguito la scuola dei Domenicani allo Stab di Bologna, ottenendo la licenza in teologia. All'età di 48 anni ha iniziato il servizio di parroco, prima alla Santissima Trinità in Monte Oliveto e poi anche come canonico in cattedrale per 18 anni, alcuni dei quali con accanto la cara mamma Giuseppina. Il suo servizio ai fedeli nella catechesi, nella carità e nelle varie attività, tra cui le scuole a Portiane e l'associazione Chiese Vive, meritano anche il nostro applauso. Doverosamente va ricordato che ha avuto l'onore e la grazia di accogliere il Santo Padre Benedetto XVI nella sua visita in cattedrale il 19 ottobre 2006, insieme con il Vescovo. La collaborazione sia con i Vescovi che si sono succeduti, Attilio Nicora, Flavio Roberto Carraro e l'attuale, il nostro Giuseppe Genti, e sia con il capitolo canonicale, è nota a tutti. L'amore alla cattedrale l'ha espresso in vari modi, cercando che il decoro e la bellezza accompagnassero la liturgia nelle varie circostanze. La devozione alla Madonna del Popolo l'aveva così radicata da proporre e qualificare la cattedrale come primo santuario mariano diocesano. L'attenzione ai vescovi defunti l'ha spinto a preparare e a ricavare nella Cappella del Santissimo Sacramento un degno e apprezzato memoriale per coloro che ne sono stati pastori. Noi confratelli del 1966 abbiamo goduto della sua compagnia. Era sempre partecipe alle riunioni di classe, attivo e propositivo. Possiamo testimoniare che Don Antonio è stato un prete contento, entusiasta, che ha mirato all'essenziale, un testimone fedele. Con la sorella Maristella e la sua famiglia e con tutti voi qui presenti ringraziamo il Signore per averci donato Don Antonio. Nella nostra diocesi sarà ricordato come uno dei sacerdoti che meritano l'appellativo di benefattori per il bene che ha compiuto e per lo zelo con cui nei vari campi ha servito la Chiesa. Ultimamente ha conosciuto un doloroso calvario che ha segnato la sua vita e che senz'altro, unito al Figlio di Dio, l'uomo della croce, lo ha preparato al grande incontro con il suo Signore. A Don Antonio, come pure agli altri 7 confratelli che ci hanno preceduto alla casa del Padre, chiediamo di intercedere per noi sacerdoti e per quanti l'hanno conosciuto e amato, perché abbiamo a camminare protesi verso la Pasqua del Cielo, nostra meta e compimento della storia. Abbiamo ascoltato le parole di Don Evelino Dal Bon, compagno di studi e compagno di messa di Monsignor Antonio Finardi, che ha tracciato molto bene la figura che è stata Don Antonio nei suoi vari incarichi, nella spiritualità che ha messo in campo. Ora ascoltiamo il testamento spirituale di Monsignor Finardi. Il tuo volto, Signore, ho sempre cercato, luminoso, raggiante, risorto.
nelle persone, negli eventi, nella creazione e in me. Manda il tuo spirito e rinnova la mia mente e il mio cuore, Padre di infinita misericordia. Il mio primo atteggiamento è quello di dire un grande e profondo grazie alla Santissima Trinità. Ho ricevuto tantissimo, gratuitamente e a piene mani, nonostante le mie mancanze, le mie chiusure, i miei tradimenti, i miei limiti. Grazie, grazie, grazie. La Santissima Trinità, ricca di misericordia, è sempre stata solidale con me. Come un buon pastore, mi ha sempre circondato di attenzioni e di tenerezza come sua creatura. Ed è ovvio che sia così, perché come dice il profeta Isaia, il capitolo 43, il versetto 4, tu sei prezioso ai miei occhi, hai valore e io ti amo. E dopo il grazie voglio cantare il mio Signore Pietà, come acclamazione cristologica, lode al Signore misericordioso, che sempre ci perdona, ci consola e ci rimette sulla buona e retta via, comprendendoci con la sua misericordia. Con la mia domanda di perdono, prendo l'impegno di chiedere, per l'intercessione di Maria, Madonna del Popolo, di essere sempre disponibile, facendomi eco del suo eccomi alla volontà di Dio, che si esprime con le parole dei nostri superiori, in particolare di Papa Francesco, che ci vuole con l'odore delle pecore. Al mio angelo custode, che ho fatto molto lavorare nel cammino, non sempre lineare, della mia vita, un grazie riconoscente per avermi tenuto per mano e illuminato con la forza della parola di Dio, viva, efficace e tagliente. In attesa che si concluda la mia vita terrena, devo ricordarmi che la misericordia rinnova e redime ciascuno di noi, perché è l'incontro di due cuori, quello di Dio che viene incontro a quello dell'uomo, che si riscalda e si risana. Il cuore di pietra viene trasformato in cuore di carne, capace di amare nonostante i suoi limiti. E qui si percepisce davvero la grandezza dell'uomo toccato da Dio, che diventa una nuova creatura e rinasce a vita nuova. Ed è in questa visione di vita nuova che sento immensamente cari tutti coloro che per me sono stati dono immenso di carità, ai quali va il mio grazie particolare. Ai miei genitori, Angelo e Pina, in particolare a mamma Pina, che mi ha servito con tanto amore, e un grazie anche a nonna Giulia, alla sorella Maristella con Fulvio, ai nipoti Mariangela con Sisto e a Gianni con Anna, ai pronipoti Silvia, Gianni, Filippo, Edoardo e a tutti i miei parenti. Ai vescovi, con i quali ho sempre avuto rapporti filiali, Carraro, Amari, Nicora, Veggio, Padre Flavio, Zenti, ai quali non metto titoli onorifici, perché con loro mi sono sempre sentito fratello e di casa. A loro il mio grazie orante e riconoscente. Ai tanti amici laici, preti, religiosi e religiose, il mio grazie riconoscente, fraterno e affettuoso, che più volte penso abbiano colto anche dal mio sguardo. Grazie. E a tutti voi, persone che ho incontrato sul mio cammino, magari anche solo con uno sguardo o con un gesto fraterno carico di gratuità, voglio dirvi che la ricompensa di ciò che avete fatto per me vi sarà elargita dalla immensa bontà del Padre comune. Ricordo tutti nella preghiera, in particolare i miei grandi benefattori, sacerdoti, consacrati, consacrate e laici.
Io prego per voi, pregate anche voi per me, perché il Signore purifichi e perdoni gli errori della mia vita. Ciao a tutti e arrivederci nella casa comune del Padre. A nome della sorella, del marito, dei nipoti e pronipoti, volevo ringraziare il Vescovo per l'amicizia, per il bene che ha sempre avuto per Don Antonio, al parroco che ha messo a disposizione con tanto amore la Chiesa, e a tutti i presbiteri, amici presenti, e a tutti voi un grazie, e con la certezza che Antonio ci sarà sempre vicino. Oggi anche la comunità di Vangadizza, dove lui è nato, lo accoglierà anche con la liturgia alle 16:30 e poi verrà sepolto nel cimitero di Vangadizza accanto alla mamma e al papà. Grazie. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo Antonio sacerdote di godere in cielo la piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Grazie, volevo dirlo, a tutti coloro che sono dimostrati particolarmente vicini a Don Antonio per la sua vita e in modo particolare negli ultimi tempi anche di sofferenza, perché da queste persone lui si è sempre sentito non soltanto ben voluto ma sostenuto, sono stati per così dire i suoi angeli custodi. Il nostro fratello Antonio, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, raccomandiamo l'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio, nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei tuoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo.
mani, Padre clementissimo, consegniamo il nostro fratello Antonio sacerdote, confortati dalla sicura speranza che assieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia divina, ascolta, o Signore, le nostre preghiere. Apre lui le porte del paradiso. E noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Don Antonio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Così la Santa Messa con la celebrazione delle esequie e dei funerali di Monsignor Antonio Finardi, già parroco della cattedrale fino al 2015. I sacerdoti che hanno concelebrato stanno lasciando appunto il presbiterato, il feretro di Monsignor Antonio Finardi sosta per qualche momento ancora davanti all'altare in attesa di partire, come già annunciato dal familiare, per la parrocchia di Vangadizza, dove oggi pomeriggio alle 16:30 sarà celebrata una Santa Messa e a seguito sarà tumulato nel cimitero e proprio del paese di Vangadizza. Stiamo sentendo l'animazione di questa Santa Messa che è stata eseguita in parte dalla Cappella della Cattedrale e in parte da un insieme di persone che nell'età della gioventù hanno conosciuto personalmente e spiritualmente Monsignor Antonio Finardi, dal quale hanno ricevuto tanto. Termina così quindi questa Santa Messa. Vogliamo in chiusura ricordare anche quanto Monsignor Finardi sia stato vicino fin dagli inizi a Telepace e a Radio Pace, avendo capito la sua importante missione evangelizzatrice, avendo incoraggiato anche in momenti difficili di proseguire, andare avanti credendo e capendo l'importante missione evangelizzatrice e l'utilizzo dei mezzi della comunicazione sociale per portare la buona novella. Grazie a lui, fra l'altro, la presenza già da anni delle telecamere nella cattedrale di Verona, che consentono appunto da tanto tempo le dirette nei vari momenti celebrativi per tenere unita la comunità cattolica di Verona attorno alla sua chiesa madre. Quindi anche da parte di tutti noi un sentito grazie a Monsignor Finardi, in unione di preghiera per lui e con una richiesta di poter essere ancora vicino a tutti noi e naturalmente a tutti i fedeli di Verona nella preghiera e con intercessione dal cielo. Grazie anche a tutti voi per aver partecipato a questo momento di preghiera. Buon proseguimento con i programmi di Telepace.